Ultima edizione di Stadio Unito Studio, Marco Gullà. Andrea Belotti, il Gallo, è sempre un jolly vincente quando segna, i suoi gol sono sempre decisivi. Sentiamolo allora in conferenza stampa. Cercherò di riuscire anche a superare questi 12 gol dell'anno scorso. Tutte le occasioni che mi verranno a capitare dovrò essere bravo a sfruttarle, perché penso sempre che anno dopo anno bisogna migliorarsi. Il Palermo prosegue a bocca di falco gli allenamenti in vista della sfida di venerdì sera al Barbera contro l'Avellino. I rosanero hanno sostenuto una doppia seduta. Al mattino la squadra di Iachini ha svolto lavoro a gruppi con l'alternanza di tattica per reparti e lavoro atletico tra campo e palestra. Nel pomeriggio invece è stata sostenuta una partita da allenamento con la partecipazione degli allievi nazionali. Maresca ha svolto lavoro personalizzato, ma contro l'Avellino ci sarà, mentre Hernandez e Morganella hanno svolto la parte atletica della seduta mattutina, allenandosi con i preparatori poi nel pomeriggio. Entrambi però non saranno arruolabili. Il Palermo viaggia a ritmo di record dopo la vittoria esterna contro il Varese ed il pareggio della Ternana Crotone. È diventato di 13 punti il gap tra la capolista e il terzo posto in classifica. Un vantaggio record dopo 32 giornate nella storia della Serie B con questa formula a 22 squadre. Tenendo conto del rapporto tra gol segnati e minuti giocati, l'etichetta di bomber del campionato di Serie B spetta solo ad Andrea Belotti. L'attaccante rosanero, che in questa stagione ha disputato sinora 789 minuti, 17 le presenze di cui 6 da titolare, ha realizzato 8 reti e vanta la media più alta con un gol ogni 100 minuti. Palermo favorito per gli analisti dell'agenzia di scommesse Kursal alla Bookmaker nella gara di venerdì sera contro l'Avellino al Barbera. Il successo dei rosanero è quotato a 1,67, il pareggio a 3,30, la vittoria degli Irpini è quotata a 6. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.